Ci dovremmo parlare molto di più come categorie, questo è vero. Maestro, noi stiamo. Ci riprendi? Quando È da volete. poco che stai riprendendo. Allora, io sono così emozionato di essere qui a casa di questo malato non immaginario che tocco perché sono felicissimo di stare con lui e sono emozionato perché dopo Luca Guadagnino, dopo essere stati invitati a casa di Luca Guadagnino, siamo stati invitati a casa di Christian De Sica e sono così emozionato che mi sono dimenticato il cronometro. E quindi però il cronometro c'è sempre e quindi questa è la magia del cinema e adesso vedi noi queste cose buffe, noi siamo entrati con Paolo Carabetta che è dall'altra parte della Sony che ci sta riprendendo, siamo a casa di Christian De Sica, bellissima, cercate di spiare con gli occhi e di prendere tutto quello che c'è nel fotogramma che Christian ci concede, parliamo con lui, lo teniamo in ostaggio, poi ci caccerà quando vedrete Christian cominciare appunto a vedere l'orario e io me Sta ne andrò. mettendo a posto il corsino, non lo stavo guardando. Ed ero così emozionato perché queste video interviste le faccio da un anno, ha accettato, addirittura mi ha invitato, mi sono dimenticato il cronometro. Prima parlavamo proprio di prop, cioè dell'attrezzatura o strumenti del mestiere, perché noi siamo, lui è un artigiano, io sono un artigiano, a noi piace molto lavorare, ci piace il nostro lavoro, critico, artista e cerchiamo di parlare e mi sono dimenticato il cronometro. Però la magia del cinema è che, eccolo qua, il cronometro c'è lo stesso, tac-te. Cominciamo, adesso l'immagine è cambiata perché prima questo leggerissimo backstage è virato in bianco e nero, adesso siamo a colori. Grazie, grazie, grazie. Adesso non dobbiamo perdere tutta la verba che c'avevamo prima, io ho portato un po' di strumenti a proposito di lavoro e queste interviste sono folli, quindi si va ovunque. Prima Christian parlava, abbiamo parlato un po' di critici. Di alcuni critici del rapporto tra critici e artisti e di persone logorroiche, io ho parlato di Francesca, mio marito, che è una persona molto importante per me, mio marito, e che è prolissa come poche o come pochi, per continuare a usare il gender maschile e il genere maschile. E quindi siamo qui con Mr. De Sica per parlare sicuramente di Amici come prima, che mi ha interessato moltissimo. Parlare un po' del passato, però sai che c'è, prima mai sentito con i miei rantoli sui giovani, quanto amo Garabetta, Miles Davis che diceva bisogna frequentare i giovani, tu pure li ami i giovani per succhiargli il sangue, non tanto perché siamo buoni, ma perché dobbiamo No, ma prendere la perché loro poi vecchi energia. parlano sempre delle stesse cose. Esatto. È stata un po' la fregatura della generazione di attori passati, no? I grandi, tipo Manfredi, Sordi, Gaspar, Antognazzi, qual è stata la loro fregatura? Che quando hanno fatto i soldi, hanno fatto successo, si sono chiusi nel villone e non hanno più frequentato la strada né i giovani. E quindi parlavano sempre che le stesse persone, gli dicevano quanto sei bravo, quanto sei bravo, quanto sei bello, quanto sei bravo, hai fatto la cacca. No, non ho ancora, non ho fatto la cacca. Che vedi che parlano di queste robe, le tasse, la cacca, sei fatto la cacca, sei pagato le tasse. E quindi questa è un po' la fregatura. Invece per fare questo mestiere, soprattutto per fare il cinema nazionale popolare, non quello autoriale, l'autoriale ti inventi come Fellini, ti chiudi l'entrata al 5 e ti inventi quello che, le favole che ti fanno a te. Ma per raccontare la strada, tu devi stare in mezzo alla strada. Pensa che anche Visconti, a mio padre, gli diceva, vedi tu, non puoi, quando erano vecchi, non puoi più fare la terra di biciclette, non posso più fare la terra trema, perché ci siamo rinchiusi nel villone. E invece, quindi racconta delle storie di autori, magari anche morti, così non hanno tante rotture di palle. E uno ha fatto i Finzi Contini, l'altro ha fatto Morte a Venezia, perché noi siamo ormai dei grandi metteurs en scène, però il presente non lo conosciamo più. Questa è un po' la fregatura. Per i comici, i comicaroli come noi, non parlo di questi grandi, è ancora di più, devi stare in mezzo alla strada. Io vado in giro con la moto, vado in giro per le palestre, vado in giro nei locali, quando cerco di respirare le moto, perché qua non passa niente. Oggi, ad esempio, a me che mi piace il jazz, che mi piace la musica americana, io adesso ho scoperto, capito, Carl Brave, Noccioline, capito che salto, ma se tu non stai per strada, Noccioline, quando cacchio le senti? Io continuo a sentire Oscar Peterson. E questo è fondamentale. Però è difficile. È
È una cosa tecnica. No, se ti accettano, perché molte volte, ad esempio, i miei figli neanche mi vogliono. Però è più una cosa tecnica. Intanto tutto questo tuo bellissimo discorso mi ha fatto partire, io sono un po' matto, lo sai, mi ha fatto partire 340.000... Tu dici di tuo padre una cosa molto interessante nel libro, che è un po' in contraddizione con quello che stavi dicendo, perché io sono d'accordo con Visconti. Penso che quel ragionamento sia molto molto giusto, perché la filmografia ti cambia. E un artista viene cambiato da ciò che è successo. Tu fai un ragionamento su papà, che è il grandissimo Vittorio De Sica, di cui ricordiamo, diciamo che consigliamo, perché è un grande regista del nostro cinema che molti giovani, visto che stiamo parlando, no, di giovani, conoscono meno di quello che dovrebbero conoscere. Quindi questa videointervista, questo incontro è anche una possibilità per recuperare il grande lavoro di Vittorio De Sica. Christian dice una cosa nel suo bellissimo libro fatto di flash, fatto di qua e di là, di spunti, anche pagine, anche ricordi che durano una mezza pagina, molto interessante, che scrive 10 anni fa, dice del papà: papà quando è cambiato in un certo senso non doveva cambiare, mi permetto un po' di sintetizzarla, perché il vero papà era quello di Ladri di Biciclette, era quello di Umberto D. Quando poi va a diventa un po' international, perde, e tu esce fuori, che fai un ragionamento molto calibrato peraltro, esce un po' da quella sua e quindi ti dico, ho pensato a questo mentre dicevi questa cosa. Poi hai detto questa cosa della strada, che però è una questione tecnica, amico mio, mi spiego meglio. Verdone oggi non può più camminare per strada, tu lo sai, perché c'è l'effetto Beatles. Tu anche non puoi più camminare per strada. Mi piace che prendi la moto, ma nel momento in cui Christian De Sica entra in un localaccio, anche in un teatrino underground, è chiaro che l'aria attorno a sé cambia. Sì, sì, vabbè, però io mi metto la coppa, te nascondi, i neri e cammino guardando giù, quindi evito i selfie, no? Un pochino di selfie li evito, però cerco di frequentare le persone che sono giovani. Quindi poi dentro al locale, o dentro al bar, o dentro alla palestra, in un angolo mi metto a parlare e ascolto e sento come loro mi raccontano, sento la musica che sentono loro, cerco di vedere il cinema che vedono loro, cerco di capire quello che cacchio leggo pochissimo purtroppo, lui leggeva molto di più. Questa è una cosa che c'è nel libro ossessivamente, che sì. Torna pagina dopo pagina. È vero, la fregatura qual è? La chiusura dei negozi di dischi è stata una grande fregatura, perché quando tu andavi lì e compravi un disco, poi nel frontespizio ti leggevi tutto e andavi adesso col fatto che la musica te la compri internet, se compri una massa di roba che va da Gershwin a Carl Brave, e però fanno confusione, non sanno la provenienza, quindi non ti puoi fare una cultura. Questa è stata la grande fregatura, ti dà la possibilità a tutti di fare una cultura, ma sballata, molto confusionaria. Questo lo dice anche Walter Fasano, il montatore di Guadagnino, in una videointervista dice proprio l'accessibilità, la moltiplicazione del contenuto, ma a quel punto poi però dobbiamo servire molto noi. Infatti mi tirava in ballo, cioè a che serve sto cavolo di critico? A che servono questi addetti ai lavori? Cazzo. A un cazzo è vero. Sai che diceva Roberto Rossellini? È nato un nuovo tipo di stronzo, il teorico del cinema. Senti, la devi finire però. E che diceva Sergio Leone? Che diceva che fa tuo padre? Cassa Mortaro? Ah, mio padre fa il critico. Oh, mi dispiace tanto per te. Quindi le sappiamo tutte le barzellette sui critici. No, ma questo è il teorico del cinema. Il teorico del cinema è tremendo. Ma perché? Alla fine poi ci proviamo. No, cioè, ma te sei diverso, vedi? Perché non ti prendi sul serio, ridi. Ti piace il cinema? Ma è una cosa meravigliosa. Invece io detesto quelli che... Io continuo a dire, ragazzi, ma facciamo il cinematografo, non è la ricerca sui tumori. Invece l'atteggiamento dei teorici del cinema, molti, è quello della ricerca sui tumori. È come una cosa così piacevole. Che sia autoriale o sia di evasione, il cinema è una cosa meravigliosa. È una cosa bellissima. Ah, allora perché non viverla in maniera positiva come la vivi te, come la vivono anche tanti altri? Invece questo tono... Ma ha salvato la vita a me il cinema. Invece questo come vorrei essere triste. Ah, bravo, ma vedi quanto sei bello, c'hai un bel occhi, un bel sorriso. Quelli sono brutti, hai visto come sono dei mostri. Le visti che sono i miei colleghi, i miei colleghi sono terrificanti.
Mi sembrano sempre i pipparoni, quelli della scuola che non passavano i compiti. Terribili. Molti di loro lo sono. Effettivamente, però, vabbè, ci proviamo, diciamo, sì, possiamo non essere d'accordo, possiamo litigare. Quello che a me mi inquieta anche sui social, quando vedo questa, diciamo, anche malumore, no? Possiamo essere in disaccordo su un film? Infatti mi ha fatto troppo ridere. Un giorno ho intervistato Bryan Cranston, quello di Breaking Bad, che mi ha fatto morire dal riso. Io ho riso in faccia, perché comincia un ricordo bellissimo e fa: ma quanto siamo fortunati noi che ci interessa l'arte? Perché in fondo, a differenza della politica o di altre materie più, diciamo, anche, diciamo, che possono causare attriti più forti, no? A livello sociale, noi invece parliamo di arte e possiamo confrontarci. Io mi ricordo che ieri si in faccia, lui mi guardò e mi disse: ma scusi, ma perché ride? Perché io poi, appunto, cerco di essere educato. In quel momento non mi sono trattenuto e gli ho detto: no, guardi, signor Cranston, io passo le giornate con la gente che mi vuole ammazzare perché ho detto che mi piace questo film piuttosto che un altro, piuttosto che usato bene. E gli dicevo: non è tanto vero quindi quello che lei sta dicendo, Cranston, la gente si ammazza sui film. Che è una cosa che è lui. Un'altra cosa meravigliosa di questo paese, sai qual è? Che sono tutti critici cinematografici. Se tu vedi. Di tutto, noi siamo critici di tutto. Ma è una cosa, ma pensano fan cazzo. Però la cosa è meravigliosa questa cosa. Ma tutti sono tutto di tutto. Una cosa, se tu leggi adesso le e poi hai visto quanto sono severi quelli lì che scrivono sui blog? Madonna, proprio ti mandano. Non è che dice il film non mi è piaciuto. Spero che tu muoia. Vabbè, addirittura è calla. No, ma è vero o no? Non è troppo. Infatti, diciamo che sì, è troppo. Si può stroncare, a volte lo faccio pure io. Lo si fa, lo si deve fare. Vabbè, io l'ho capita la faccenda, però ci ho messo anche un po', io da giovane ero più stronzo. Ci ho messo un po', sì, sì, crescendo amo così tanto il cinema che ho capito che l'amore vince su tutto e che la stima nei vostri confronti. E poi con l'età mi è successa una cosa, la gratitudine più che la stima. Cioè, io in fondo sto con voi da quando sono nato, no? Allora, superati i 40, che è il momento in cui si comincia a fare un po' di bilancio, dico: sai che c'è? Io sto stato con questi per 20 anni, mi hanno fatto bene. Poi alla fine io, è stata una mia responsabilità diventare critico, non mi hanno costretto sti signori, quindi è anche una mia responsabilità. Se io sono stato con questi, dietro a questi per 20 anni, vuol dire che io voglio bene, anche se i loro film non mi piacciono. Cioè, comunque c'è. E poi quando vi conosco, quando parlo con voi, ma è l'unico modo per fare a questo mestiere, parte poi il livello più filosofico. Cioè, se questi hanno lavorato, io devo ascoltarli, devo capire, intervistarli, ascoltarli, capire perché io vedo il prodotto finale, no? Devo capire il processo, più capisco il processo leggendo, ascoltando, vedendo, leggendo, ascoltando, più capisco il processo, che è quella cosa che io amo, più conosco meglio quella cosa che amo, e poi alla fine muoio e va bene così e siamo contenti. Fammi una domanda. Perché la faccia tua è più grossa di quella di Massimo? Ma no, questa è una cazzata. Adesso spiego come nasce la cosa. Ma sono la faccia di Christian avanti. Sarà che Christian ha esordito alla regia con faccione, però la faccia di Christian è tre volte quella di Massimo. Allora, ti spiego la storia di questo manifesto qua, che a me non piace, perché ci hanno messo le lampadine, le palline colorate a Natale, la neve, la palla di Natale. Nel film non c'è mai Natale, né la neve né le palline, però la distribuzione ha detto: mettiamo così, così sembra il film di Natale. Però le facce, faccione, che è quello che te per a te, sono molto accattivanti, perché sono due vecchi che ancora giocano tra di loro, e questo mi faceva simpatia. Mentre le fotografie posate che ci avevano fatto la produzione, sembravamo due ministri con le facce incazzate, come se ne metti, non si può fare questa cosa. Invece questo è l'ultimo fotogramma, quello quando si congela il fotogramma. Siamo dentro una macchina a Cuba, no? Siamo dentro la macchina a Cuba e io questa mano faccio così perché lui mi costringe a fare una pompa che io non voglio fare. Però questa qui era lui non aveva la parrucca, perché in quella scena la parrucca non ce l'ha più, gliel'hanno rimessa schiacciata. Poi questo hanno fatto: sì, c'ho il faccione perché sono avanti, sono sulle sue ginocchia, sto fa la pompa e sto così, quindi tu stai dietro, io sto davanti, c'ho il faccione. È venuto a fare così. Però io a un certo punto gli ho detto: ma no, ma perché mettiamola proprio come è,
con il green di dietro, era fantastica. Però lo è tuttora, perché vedi, sì, intanto no, l'hanno vista tutti. No, l'hanno sì. visto negli altri film, ad esempio ho visto i moschettieri, c'erano le teste giubbole abbassate, cupe, teste cupe, poi quell'altra. Invece questo è accattivante perché sono due vecchi scemi che giocano. E questa è stata anche una io sono d'accordo. Una cosa buona. L'hanno rovinata perché ci hanno messo le palline e le cose, poi ci hanno abbronzato, a questo l'hanno photoshoppato, a me mi hanno fatto un'oliva. Massimo sembra un po' un riccio. Sembra uno di quei ricci che attraversa la strada. Bravo. Che non li vuoi investire. E io poi ancora più bello. Ma no, perché gli hanno messo la parrucca, gli hanno abbassato anche la testa. Vedi che c'è la testa di. C'è la fronte più. Ma è una cosa strana. Però ha vinto, vedi, ha vinto. Allora. Il cinema è un grosso equivoco, eh. Perché il cinema è un grosso equivoco? Beh, perché molte volte, ad esempio, i grandi attori di teatro hanno fatto sempre schifo. Mentre molte volte gli attori non professionisti hanno vinto. Mio padre diceva a Gino Cervi: stop attenti che vi sta arrivando un non professionista, ti può fare un culo così, perché meno fai meglio è. Ad esempio io mi ricordo, ho fatto un film con Stefania Sandrelli tanti anni fa di Steno, Mi faccia causa, dove non si ricordava le parole, quello che doveva dire. Io invece di dire le mie battute dicevo le battute di lei, e lei ripeteva, io dicevo le battute e lei le ripeteva. Sai chi era la più brava di quella scena? C'era Proietti, Montesano, c'ero io, insomma c'era un sacco di gente che questo mestiere lo fa. Lei. Perché lei vinceva. E come ad esempio mi ricordo un film con Gassman, in ascensore, Sandrelli Gassman. Come Sandrelli, no? Gassman fa schifo vicino alla Sandrelli. Sandrelli è geniale. Ad esempio un altro film, ti ricordi quel bel film con le scenografie di Ken Adams che si chiamava L'orologiaio? Era Lorenzo Olivia e Michael Caine. Lorenzo Olivier faceva i salti mortali, faceva qualsiasi cosa. Michael Caine faceva questo e lo fregava. Quello aveva fatto qualsiasi cosa e non succedeva niente. Il cinema è così, e Lamberto Maggiorani insegna. Ladri di biciclette. Papà. No, per niente, capito? È un grosso equivoco. Il cinema è un grosso equivoco. Peraltro. Il montatore può far diventare un capolavoro e può distruggere un film. È un mestiere fatto dal clan, è anche dei momenti così magici che nascono, capito? Che gli attori sono timidi, che buffarte, tutta così il massimo della costruzione, forse una delle arti più dove si costruisce di più, e che poi invece è più aperta al non professionista attento che te frega, a quello che è il caso, il caos. E bello per questo, la cosa bella è questa, capito? Che ad esempio io faccio anche teatro, no? Mentre a teatro tu, quando esci c'è davanti 1000 persone, l'idea è, adesso vi faccio vedere io che quanto so cazzo so bravo, questo è il rapporto, e poi devi portare la voce in fondo. Invece il cinema è una cosa fatta in famiglia, se sbaglia, se rifà, si bisbiglia, non bisogna essere bravi, non bisogna essere mai primi della classe. L'hai letto l'autobiografia di Michael Caine? È una delle cose più belle che ho letto, dice esattamente queste cose. È un libretto così, perché poi Michael Caine all'inizio dice proprio: guardate, vedevo di poche cose perché il cinema e poi dice: io non devi fare niente. Non devi fare niente, perché quella prende tutto, non devi fare. Ma tu pensa che tanti anni fa, prima di sposare mia moglie, io ero fidanzato con Isabella Rossellini, prima che lei si sposasse Martin Scorsese. Allora sono andato insieme con Isabella a casa della madre a Parigi, a Choiseul, che era un paesino vicino a Parigi. Ricordiamo la mamma di Isabella, Lady Berman. Allora insomma, lei mi ha detto una volta, sai, io non penso mai a quello che dico. Imparo le parole a memoria e poi le ripeto davanti alla macchina da presa, e tanto sarà il pubblico che immaginerà: chissà questa che cacchio sta pensando, chissà che questa che cacchio sta. Allora gli dicevo: sì, vabbè, ma te sei Ingrid Bergman con la faccia lì, ma io Banfi che famo con queste facce? Non è che è sempre così, ma il tuo rapporto con la tua faccia, però, è perché anche è un'altra cosa che emerge molto nel bellissimo libro di Christian, Figlio di Papà. Sta faccia che tu, una cosa che mi colpì moltissimo quando lo lessi, Christian che deforma la sua faccia, cioè Christian che attacca la sua faccia, Christian che prova a deformare il suo naso,
Forse è deformato da solo con la vecchiaia. Cioè diventa più grosso. Ma se io c'avevo un naso così, c'avevo aquilino, però era sottile. È venuto da nasca così. Vabbè, ma per non parlare di quella del mio cognato. Ma vabbè, Carlo non è più... il naso. Ma Carlo gli è venuto un papagno così. Ho capito, invecchiando ci aumenta il naso. Anche grosse come Berlusconi. Ho capito, Cristian. Adesso usciamo un attimo dal processo di invecchiamento biologico. Torniamo a una cosa più psicologica. Perché sta faccia? No, sta faccia. La faccia, io avevo una faccia borghese. Strafottente, usi questo termine che mi piace molto. Eh sì, allora quando ho cominciato io negli anni 70 a fare il cinema, le facce degli attori erano democratiche. Che belle ste espressioni. Io invece avevo la faccia da Gasman, da stronzo, capito, da figlio di papà. La faccia da Gasman è un insulto che potremmo usare. Sì, ma i ruoli erano pochissimi, capito? L'avvocato, il principe, il medico, il cardinale, insomma erano pochi ruoli. Invece io mi trovavo con Jerry Galà, Carlo Verdone, quello e quella, cioè quello papagna de naso, quindi devo cercare di essere il meno borghese possibile, perché non c'avevo ruoli. C'erano più ruoli per i carabinieri e i ladri e pochissimi ruoli per i principi e per i cardinali. Fare un film su un cardinale era difficilissimo, e quindi per cercare di lavorare. Allora parlavo con i dialetti anche, non parlavo il romano, ad esempio Borodalco, io parlo napoletano e hai fatto caso che ho la parrucca di Malgioglio oggi. Come no? Esatto. No, ho copiato la mia parrucca, cioè, per lavorare. Perché sennò anche le magliettine, mi ricordo. Le magliettine con le facce. Ma e sennò come faceva a fare l'amico di Carlo Verdone o il fratello di Gianni Galani in Sapori di Mare? Come faceva a fare? Era troppo figo. No, era già un grande scopatore. Parlo come Tognazzi. Lui era la compagna, la cosa, ciao, ma stai. Parlavo così, hai capito? Poi invece, quando Pastordi mi ha chiamato a fare il malato immaginario, mi ha detto, in romano parlo solo io. No, io sono romano, no, romano parlo solo io, parli napoletano. Non mi freghi così. Poi dopo mi ha regalato una cosa, mi ha detto, vabbè, tu pensavo c'è una tinca, non ferite mai. Spieghiamo ai giovani tinca che vuol dire. Tinca è un pesce che non sa di niente, quindi insomma un personaggio che non può portarti niente. Fai tutte le battute che hai interrogative. Allora, pazzesca, eh. Falle tutte interrogative. Volete un bicchiere d'acqua? Come Kubrick disse a Nicholson nel famoso perché se tu rispondi a uno sempre interrogativo, chiaramente la ride. Che cazzo c'entra? Niente. Io ho fatto così, infatti ha funzionato. Poi dopo, poi il primo giorno sono andato sul set, ma ho preso una papera, no? E mi ha detto, che fai? Ti sbagli? Ti sbagli? Guarda che ti faccio doppiata panicali. Praticamente era un vecchio doppiatore, doppiava Uña Molden. Poi dopo tanti anni Alberto è venuto a fare un ospite in un vacanze di Natale mio a San Moritz, faceva il padre della Moody, e quel giorno De Laurentiis, il produttore, voleva che noi facessimo, doppiassimo il promo che doveva andare subito, perché finisceva Natale il film, e ha organizzato la sala di doppiaggio nel salotto dell'albergo. Doppiare i promo è difficile, perché è tutto tagliato in maniera che e prendere il sync di quella deve essere allucinante, sì. Il povero Sordi non riusciva a prendere la voce. Allora io mi è venuto a me e ho detto, Agri, senti, fai una cosa, quando devo parlare io, siccome c'è la falsa partenza era difficile, dammela a buttare là dietro così attacco. E infatti la cosa ha funzionato proprio. Ho detto, Alberto, che c'è? Guarda che se te sbagli faccio doppiata panicali. Essere vendicato. A proposito di Bottarelle, nel bellissimo libro di Giancarlo Governi su papà, stupendo, c'è il Sordi che dà le bottarelle a papà, con papà, spinto, che, c'ha, con papà che c'ha il busto e tipo basculava così, e io mi ricordo mi stavo sentendo male, perché Governi nel libro racconta che quando andavano a queste... Lui, Sordi, cattivissimo, gli dava lo squilibrava addosso a Fanfani e riproveravano di Sica Vittorio, e Vittorio faceva, ma mi spinge, sono 30 anni che mi spinge. Ma che meraviglia. Sai che papà ha prodotto il primo film di Alberto, mamma mia che impressione, perché una volta era una vergogna fare i film con Totò, con Sordi. Pensa che nello Scecco Bianco neanche
lo volevano mettere nel manifesto. E così è. Lo so. Lo so. A proposito di rivoluzioni, infatti, torniamo ad Amici come prima. Il film è una delizia, ha incassato, che non era scontato, è arrivato a quasi 10 milioni di euro, felicissimo. E allora io, visto che non, insomma, è bellissimo parlare del passato, poi vabbè, insomma, ci piace tanto, a noi il cinema ci piace, io starei con te a sentire, è la prima volta che io sto con De Sica così tanto tempo, quindi sa, passavo delle serate con Lugherini che mi mettevo così, 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 perché proprio, cioè, Enrico Lugherini, Federico Fellini ha fatto La dolce vita come film, Enrico Lugherini ha inventato La dolce vita, quindi per noi che siamo, che dobbiamo anche essere appassionati di sociologia, di storia, e qua torniamo al discorso che facevamo all'inizio, no? Assorbire, poi, assorbire. Che faceva delle cose, quando usciva fuori una giovane attrice, ad esempio Lunetta Savino che fa mia moglie, io la prima volta che l'ho vista nella mia vita, l'ho vista nel salotto di Enrico Lugherini che ha detto, vedete c'è una pazza che fa un monologo sui Pompini. Ed era Lunetta Savino. Era Lunetta. Sì, e noi siamo andati tutti quanti, io, Carlo Verdone, Tornatore, c'era un sacco di Salvatore. Lui faceva vedere al cinema, sì, di tutti i generi, gli attori e le attrici giovani che venivano fuori. Questa è stata bellissima. Ma che meraviglia! Non fa più nessuno. Cioè, ma scusa, raccontami com'era. Cioè, c'era Lunetta che faceva lo spettacolino praticamente. Sì, faceva lo spettacolo per tutti noi. Interessante. La camera da letto di Enrico, perché Enrico non c'aveva un salotto. C'aveva il letto dentro il salotto. E quindi seduti noi tutti sdraiati sopra il letto patrimoniale di Enrico e lei in piedi faceva lo spettacolo, poi si andava in cucina e si mangiava la cosa. Che meraviglia, speriamo che ci siano. L'ha fatto tanto questo, ha lanciato un sacco di gente, li faceva conoscere perché era curioso, andava in tutti i locali, in tutti i piccoli teatrini che allora, sai, non si andava così. A proposito di autoironia, visto che siamo esseri umani e ci piacciamo perché siamo esseri umani e ci prendiamo per il culo, gli esseri umani sbagliano. Una cosa che io adoro di Lugherini è quando mi raccontò di una sola clamorosa che prese, proprio perché è un genio, è un genio, è un genio, trova, ti guarda, ti lancia, già vede il consenso del pubblico, insomma è un genio del cinema. Il lavoro che faceva Enrico Lugherini, press agent, teorico, intuiva, prevedeva, profeta. Però, vedi, la bellezza è che siamo esseri umani, io faccio un sacco delle fusi, me sbaglio, sbaglio i nomi dei registi, sbaglio i nomi delle attrici, cioè, loro mi massacrano, ed è una cosa bellissima, mi fa un piacere, cioè all'inizio ci sto male, perché anche col mio editore non sono contento, so perché devo fare bene il mio mestiere, però poi mi rendo conto che, insomma, sono un essere umano, sono un piccolo critico di merda, e Enrico mi racconta, dice, mi porta Sergio Martino, un giorno, questa ragazza dall'Australia, brutta, brutta, con questi capelli di saggina, rigida, senza forme. Ma che siete operaia? Chi era? No, dai, l'Australia. Chi era? La guardo piena di lentiggini. Ma chi era? Nicole Kidman. E dico, e lui mi fa, Henry, tu che sei Enrico Lugherini? A proposito di, che dicevi? Nicole Kidman. Era Nicole Kidman. Quindi Enrico Lugherini ha l'ironia di raccontare. Esatto, cioè, però uno potrebbe non raccontarla. Me la raccontò. A me diceva che cosa, come si chiama, Mary Strip sembrava di Anzoppelli. Glielo disse pure Dino De Laurentiis davanti a lei. Lo sai questo aneddoto? Sì, sì. Lo sai questo aneddoto? Dino De Laurentiis davanti a Mary Strip, che purtroppo, peccato che Dino conosceva l'italiano, commentando, convinto che questa attrice non conoscesse l'italiano, disse, tecnicamente era un provino, disse troppo brutta, questa brutta non mi piace, brutta. E Mary Strip, che poi è bravissima a fare il sorriso di circostanza, come racconta il nostro amico Francesco Castelnuovo di Sky Cinema, c'è un'intervista bellissima di Francesco dove Mary Strip fa, io, tanto agli Oscar, io ho il sorriso, perché tanto perdo sempre, tipo ne ha vinti 3 su 18. Alla protagonista di King Kong, Jessica Lange. Jessica Lange gli ha fatto rifare i denti. Gli ha detto: fai il film, ha rifatto i denti. Che è riuscito con i denti un po' tipo Freddie Mercury. Gli ha fatto fare i denti, gli ha fatto fare il film. Che, l'hai visto? Ma di Laurenti c'è delle cose meravigliose. Dino, questa però taglia. No, aspetta, questa la mettiamo. Dino, che la mettiamo, ma mi sai spiegare una cosa? Ma perché Alberto Sordi non si è mai sposato? Ma che era? C'era il cazzo piccolo! Ma era vero?
Vabbè, basta. No, questa la mettiamo. Ma che sei pazzo? Questa la mettiamo. Anche perché è una battuta di Dino De Laurentiis, quindi non sappiamo. L'hai visto Bohemian Rhapsody? Sì. Beh? Mi è piaciuto tanto. Oh. Pensa che mi è piaciuto tanto, mentre invece mi sono fatto due palle, due con La La Land e con quell'altro di cosa, come si chiama? Ma su questo non te seguo. Di Gaga. No, su questi due non te seguo. Per me è... Due palle, no, La La Land è tutto sdolcinato, non mi è piaciuto. Anche perché a me piace il musical, quindi io li conosco bene i musical. Su questo De Sica non te seguo, su sti due non te seguo, cambiamo discorso, perché non te seguo né su quello. Mi piace quindi sopra le macchine a Los Angeles. Bella, La La Land, bella. Che bella Ruffiana, ma invece Rhapsody è bella. Vabbè, 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 più ruspante, gli piace la cosa più ruspante. Comunque, a me Bohemian Rhapsody, okay, a me mi piace Stevenson, mo se incazza, ok. Ruspante. Vabbè, dai, però sono andato a Londra a rivedere Company di Stevenson, il musical meraviglioso, talmente raffinato che non potrà mai avere successo in Italia. Va bene, ma è un paese che non ho visto. Sondheim, ok. Mi piace Amici come prima, come era no, allora senti, adesso vuoi superare a sinistra il critico. No, ho capito, vuoi superare a sinistra, lo stai a fare. Ma una cosa è meravigliosa, a me piace il musical sofisticatissimo, veramente, sono musicista, mio fratello era musicista, ma La La Land non è un bel musical, credimi. Ma mo stai a continuare, insisti. È bello, è un bel film, ma dai, è un bellissimo film. Vabbè, mo dobbiamo litigare sulla La Land. E anche A Star Is Born è un bellissimo film, secondo ma me. Ma Star Is Born vuoi mettere qua A Star Is Born di giudicarla? Vabbè, sì, sì, ho capito. Le musiche di coso. Vabbè, no, ma c'è paragone. Ho capito. Era Aira, no? Aira Gershwin. No, A Star Is Born è... aspetta. C'era Aira? Era come si chiama? Adesso mi verrà in mente. Vabbè. Un grande autore che ha scritto tutte le canzoni per la Garland, meravigliose. Ok. Harold Arlen, ok. Ma non c'era Aira coinvolto pure? I testi aveva fatto Aira. Ok, allora, stupendo film di George Cukor, bellissimo, meraviglioso. Ma quello è meraviglioso. Va bene, sì, no, è meraviglioso. Sta burina. Christian De Sica, Burina, Lady Gaga, ok, magnifico. No, ma lo sapevi che era cugina di Malgioglio? No, è Lady cugina Gaga. Germanotta, sì, Malgioglio, Germanotta. È la cugina Cardale. A me la piace pure. È la cugina Cardale di Malgioglio. Mi piace da morire. Mi piace da morire. No, a me lei mi piace da morire. No, brava. E poi è una di noi. Peraltro, appunto, se la strucchi completamente, c'ha sta nasca e c'ha sta bellissima faccia, brutta, è bella Italia, è faccia brutta, bella. Bella è un'altra cosa, è bella. No, no, a me mi piace molto. Io penso che la vedremo ancora, la voglio vedere ancora, mi piacerebbe vederla scalza in un film con i pantaloni larghi, cioè la vorrei vedere, si può lavorare su di lei secondo me, ed è una brava attrice, non penso che vincerà già l'Oscar con questo film, no, però penso che verrà candidata. Non gli hanno dato niente, visto che i Golden Globe l'hanno dato tutti a quei ragazzi. Ah, occhio che l'Oscar è una cosa diversa, il Golden Globe, Star Is Born risale. Telefona. Senti, tornando a parlare di Amici come prima, anche se non hai voglia, perché ti piacciono cose più sofisticate, invece a me è piaciuto molto, l'ho anche trovato... A me è piaciuto anche a me molto. Senti... No, è un film carino, e poi voglio dire, è diverso dagli altri, anche perché si sente questa malinconia dei due uomini di 60 anni, c'è tenerezza, poi si ride anche, non è lo solito slasher. Fare tutte le scenettine, no? Una presso all'altra, così. Se noi ci fossimo ripresentati ancora con le amanti dentro l'armadio, quell'altro, chi ci credeva, capito? Invece c'è una frase che è tragica quando io dico un uomo che viene licenziato alla mia età si sente come un neolaureato, il neolaureato non c'ha da lavorare quanto un vecchio che viene licenziato. Questa è una tragedia. Quando mai un cinepanettone si è sentito una battuta del genere? Ecco, questa è un pochino la novità di questo film e che ci ha premiato. Se noi ci presentavamo con Vacanze a cosa, tutti e due che rimavamo con le Ferrari, era una tragedia. Perché non proseguire? Tu parli di Totò e Peppino e parli del fatto che Totò e Peppino sono asessuati, hai perfettamente ragione. Christian nel suo libro parla anche scopanti, non scopanti, trombanti, non trombanti. Quella è una verità, è una cosa che ci piace a noi, che ci piacciono sta roba, perché se ne parla, dibattito infinito.
E Christian dice una cosa molto giusta, dice: quando vedevamo i film di Totò e Peppino, se Totò, è vero, hai ragione, questa è una cosa veramente da grande critico che dici, quando Totò e Peppino portano a cena, e lo fanno spesso nei film, due ragazze di 30 anni più giovani, non sei minimamente infastidito da questo, ma infastidito è sbagliato, tu non pensi in chiave sessuale freudiana, non pensi che ci sia minimamente una tensione. E quindi non pensi che ci sia quella situazione? Perché non sono né Peppino né Totò, sono scopanti. Se tu lo fai con Claudia Mendola, ti fa paura, Claudia Mendola ti si incula a te, a tua moglie, a tuo fratello, a tua sorella, invece, e quindi non può far ridere, perché è un attore scopante. Mentre invece Totò è un cartone animato, un po' come Boldi. Boldi è asessuato, i comici non hanno sesso, sono cuciti avanti come... E bambini. Tu potresti fare De Filippo in futuro? Sì, beh, adesso sì. Quando ero più giovane, siccome ero belloccio come te, allora ero già ero scopante, quindi già, con lo scopante fa un pochino più paura. Allora lo devi prendere in giro, devi cascare, devi essere preso in giro, il borghese preso in giro, capito? Era un po' come Gassman. Certo. Gassman per far ridere e fare sono contento, doveva parlare così. Si è mostrificato. Perché sennò c'era il cavallo padronale come mio padre. Certo. Mio padre, che bello, quando faceva gli anni 30, era scopante, quindi non poteva far ridere tanto. Quando ha fatto Pane Amore, c'aveva un culo così, e faceva ancora quello che faceva contare la Lore, e faceva ridere, perché si prendeva per il culo. Quindi era diventato anche lui non scopante. Perché la verità è questa, i comici sono dei cartoni animati, ecco perché si possono permettere di portare due ragazze al bar, al night, anche se hanno 70 anni, e non ti dà fastidio. Questa è la grande fortuna, no? Io penso che con Massimo si potrebbe fare una formula del genere. Ne state parlando? Visto che il film adesso il prossimo anno io devo fare altri due film. Uno con Brizzi, Corale, e poi un altro che sto cominciando a scrivere io con Nicola Guaglianone, da rifare sempre io con la regia mia, e quindi ho firmato questi contratti, non lo posso fare. A proposito poi di dopo farò teatro pure, probabilmente faccio la caciofolla a teatro. Però non mollate, perché io questi due signori li ho trovati, io mi ci sono molto affezionato. Ma grazie, perché capito, quello è ancora più vecchio. Però immaginate, io li vorrei rivedere, intanto se vuoi bere ti vado a prendere dell'acqua, vuoi bere? Ti porto dell'acqua? No, perché ci siete dentro. No, non è no, perché ti voglio bene e ti ho visto che vuoi bere. E, noi non interrompiamo mai, quindi se tu mi dici... No, resisto. Resisti? Grande Desica. A proposito di rapporto con i giovani, che cos'è Guaglianone per te? È un giovane? Che rapporto c'hai con Nicola Guaglianone? Ti piace Nicola? Sì, mi è molto simpatico. Poi lui mi conosce perché ha visto tutti i miei film. E adesso mi ha portato un soggetto che mi è piaciuto e vado a sceneggiarlo con lui. Ci puoi dire questa cosa? Ad esempio, io dovevo fare un film che mi era piaciuto tantissimo, non me l'hanno fatto fare, e che invece ha fatto Haber come attore. È un film che non è andato bene. In viaggio con Adele? In viaggio con Adele, però l'avevo letto io perché Alessandro l'aveva portato a me e dovevo farlo io come attore e lui come regista. Soltanto che i produttori sono messi paura della regia di Alessandro, e quindi per farlo hanno preso un giovane regista e io non l'ho fatto più. Quella era una bellissima sceneggiatura, mi era piaciuta tantissimo. La realizzazione del film non mi è piaciuta perché forse ce l'ho talmente pochi soldi che facevano tutto stretto, c'erano delle scene un po' buttate via così, anche veramente anche in mezzo a una strada, poracci, non c'erano una lira, e quindi è stato un peccato, però la sceneggiatura era bellissima. È uno dei tanti progetti che ha visto Nicola, che sul quale stiamo puntando tutti moltissimo, perché è veramente un grande sceneggiatore. Era bellissima sta sceneggiatura. Poi lui è bello perché prende, no? Ci mette sempre il fantasy dentro, no? Prende una cosa fantasy e la mette con un'altra cosa, ci tra il cacchio. È l'anello mancante, Nicola. È l'anello mancante tra la nostra generazione, che è cresciuta con tantissimo cinema fantastico americano della stagione d'oro, degli E.T., che noi abbiamo visto da ragazzini e che ci hanno fottuto in senso positivo, no? Perché siamo veramente quello che vediamo, no? Quando cresciamo, tu hai visto certe cose, hai letto certe cose, noi vedevamo quelle cose. E... Steven Spielberg, quando l'ho intervistato, la prima intervista a Steven Spielberg l'ho fatta io al Mark Todd Studios a Los Angeles con Marco Risi, ma appunto su Hollywood, e stava missando
incontri ravvicinati del terzo tipo. E mi ha detto, cioè, mi ricordo nella sala di Miss Sasha era il ping pong, il flipper, cosa giocavano e missavano i rulli un rullo ogni 100 anni, perché stavo sempre a giocare. Ancora non aveva la barba, c'aveva i capelli lunghi. E mi disse che E.T. gli era venuto in mente l'esempio, lui che vola con la bicicletta, guardando i poveri di papà di Miracolo a Milano delle scopre, lo sai? No, Lui si è ispirato a quella cosa lì. beh, adesso tutto torna, certo. Ma tu lo sai che loro, ad esempio, quando poi Miracolo a Milano recuperare, assolutamente. Isabella si è sposata a Martin Scorsese e sono andato a casa loro a New York, e Scorsese mi ha detto: noi abbiamo visto tutti i film di Rossellini, di De Sica, di Fellini, ci siamo riproiettati tutto il Ma neorealismo. lo conoscono a memoria. A memoria, Molto più dei ma registi prima italiani, molto più dei l'avevamo registi fatto, italiani. sì, l'avevamo fatto Molto più. prima noi quel cinema lì, capito? Questi giravano dentro Idea di Riposa. La loro grandezza è stata Tu quella di. pensa che David Lean, il regista di Lawrence Arabia, quando ha Diceva, visto. com'è possibile che la di bicicletta? L'ha girato in mezzo alla strada, poi pensa quella gira nel deserto dopo, perché proprio non erano abituati a girare per Era strada. interessante che i maghi del teatro di posa, o comunque i dominatori del teatro di posa, fossero umilmente scioccati dal dominio della strada. Vedi che poi questa intervista folle era quello che dicevi te, cioè dal dominio della strada, che non è che è meno controllabile dal cineasta e che era il nostro marchio di fabbrica con la stagione meravigliosa del neorealismo. Aspetta che Carabetta sta di nuovo. No, sta cosa di Spielberg è meravigliosa, ma certo, ma tutto torna, ma è ovvio, è veramente l'anello mancante, come Nicola, è ovvio, perché so dei ragazzini, perché quello che è adorabile di quei film lì, su cui io sempre ricordo, è l'elogio della middle class, che lui te la faceva male. Loro lo fanno molto più di noi, che Noi abbiamo. non Ma perché? Ma perché niente. c'è questa cosa orribile nei confronti della borghesia? Cioè, loro vincono nel momento in cui L'Average Joe è trattato come un principe. Richard Dreyfuss in quel film, se va a prendersi una Coca-Cola, lui lo fa vedere che apre il frigo, quei frighi sono bellissimi, la Coca-Cola è bellissima. Noi borghesi che vedevamo quelle cose, perché il cinema è ideologia, il cinema è sempre politica, soprattutto il grande cinema. E noi amavamo, noi stessi ci rivedevamo in quei film, perché è l'elogio della middle class. I registi Ma italiani pensa dovrebbero tornare a questo. ai film di Jerry Lewis, che elogio della middle class erano, Certo, meravigliosi. Io mi certo. ricordo le macchine americane, i cardigan rossi di Jerry Lewis, le ragazze, le scene di ballo. Era ritornato Fred Astaire, con i palcoscenici bianchi perfetti, puliti, cosa che invece noi ce ne dobbiamo Ci dobbiamo vergognare. vergognare, siamo cattolici? È un po' la fregatura, è stata questa, guarda che anche il Vaticano ha fregato tanto, Ci dobbiamo sentire in non si ha colpa? il coraggio di fare tanti film che loro fanno. Loro hanno un coraggio bestiale, fanno delle cose pazzesche. Pensa soltanto il musical sui Borboni. Ad esempio, in Company c'è una scena dove c'è lei che sta sdraiata così sul letto con l'uomo che gli lecca la patata, e entrano degli altri personaggi cantando: Bobby, Bobby. Questa di fare leccare la patata così con la testa indietro in palcoscenico è di una raffinatezza, di Ma un'eleganza che bello. pazzesca. Falla fare in Italia. Non c'è il coraggio, non lo sappiamo fare, facciamo sempre quelli più furbi degli altri, che Sì, la sanno lunga, pensano un è cacchio. vero. È Siamo terribile, troppo. è Questo molto è. provinciale. E un pochino anche la Chiesa ci ha fregato. È anche Un un po', pochino. sì, il nostro retaggio, eh. Cioè, anche proprio. Noi stiamo a Roma. Ma scusa una cosa, se Woody Allen in un film ti insegna come fare un pompino con una banana, Woody Allen lo può fare, no? Se lo faccio io, Banfi diventa una cosa atroce, turpiloquio, la cosa, che vergogna, no? Ecco, ma tu scusa, ma ti ricordi quell'altra che era Cameron Diaz, quella che si pettinava con lo sperma ai capelli, quando Ho entrava. ricordato tutti pazzi per Mary, Tutti i pazzi per l'ho me. ricordato in Insomma, macchina con se tu Paolo. lo fai fare alla Gerini in un film con Verdone, diventa una cosa atroce. Ed è una delle cose più Mamma. divertenti. Che c'è? No, è la scena della banana. A parte la banana, ma poi appunto, ma poi anche sì, Vedi come siamo tutto ciò che è legato al prude. sesso.
Peraltro poi abbiamo fatto una retromarcia sul sesso, eravamo così erotici come cinema, ma che cazzo ci è successo? Eravamo dei maestri dell'erotismo, ne ho parlato con Guadagnino. Guadagnino sta vincendo perché gli americani si ingrifano, vedono i suoi film e dicono: ah, ci ricorda come eravate porci, perché non le fate più quelle cose? Perché? E Luca, che è il nuovo Bertolucci, è un segno che noi abbiamo perso. Perché? Vabbè, no, io non lo capisco. Guadagnino mi ha fatto tutto un discorso. Non c'è, No, perché poi era molto. perché era Era un troppo po' complicato, ideologico, come troppo direbbe. Era un complicato. po' ideologico, come direbbe il. No, era legato troppo all'America. Io mi sono rotto le palle di chi dà sempre la colpa agli americani. Lo trovo anche questo molto provinciale e un po' fascista, perché molte colpe sono anche nostre. Ammazzate. Ecco, e infatti sono contento perché sto con un filo atlantico come me, peraltro c'è a casa, è molto legato anche per ragioni familiari. Beh, mio figlio Brando si è laureato lì. Che De Sica, ti devo fare una domanda intanto su una cosa. Mio marito si incazza. pressione. Mo' mio marito si incazza quando vedrà queste cose. De Sica, donna, perché sei così bello quando diventi donna? E che cosa vuol dire Ma come sta sembra? roba? Quella è roba di un marito? Sì, gli ho fregato per fare. E questi sono i prop del critico. Io ho cercato di fare. Gliel'ho fregato in bagno. Allora, Questi sono c'è i lucchi di tua Cristian. moglie? Sì. C'è Ma Christian pure, che è lasciala in donna, pace. c'è Christian che è donna in questo film ed è stupendo e fa parte della bellezza di Amici come prima. Christian, io mi sono divertito a ricordarmi tutte le volte che era stato donna. Sempre stupendo. Allora, la domanda da critico che ti faccio è: intanto ti faccio una domanda appunto da teorico del cinema che prima li prendevamo in giro attraverso Roberto Rossellini. Che cosa vuol dire per te quando diventi donna? Perché io mi accorgo che hai sei soave, per citare il Dennis Hopper di Velluto Blu di David Lynch, così rimaniamo in famiglia. Sei soave, cioè hai una rilassatezza Un po' totale. di frusciaggine. È una cosa, però intanto poi tu sei. Vabbè, mi piace questa risposta così diretta. No, ma la verità è questa, che è una cosa però tipica di molti attori comici, di quello di travestirsi da Allora, donna. viene Shakespeare, ok? È una trovata, no? Poi non è che è venuto a mente in me, è venuto in mente a Fausto Prizzi, l'idea che questo per disperazione si traveste da donna. Perché volevo fare di peggio, volevo fare un uomo che si travestiva da donna, ma perché, non per disperazione e neanche perché era omosessuale, ma per cercare una sua identità che non aveva come uomo, ed era un film folle, Geniale. geniale. E però il distributore vecchio, che era Warner Bros., mi ha detto: ma no, 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 dai, vai dalla parte di Mrs. Staffaglia, fai uno che per disperazione si Sì, ma sei traveste bellissimo. da donna. Sei bellissimo. Ma Intanto. il miracolo non è stato mio, il miracolo è stato di Bruno Tarallo, che è uno dei più grandi truccatori che c'è Beh, in giro, complimenti a te. e di Desirée Corridoni, che è uno dei più grandi parrucchieri, perché tu lo sai quanto durava il mio trucco ogni mattina, 2 ore e mezza, perché io ho 9 tiranti in faccia, quindi due qua, due qua, due qua, due qua e due qua, con i nodi stretti, poi sopra la parrucca, poi il trucco, 2 paia di ciglia finte. Poi coprire queste sopracciglia da uomo, quindi metterci della plastilina che poi quando la tolgono non sai che è, e poi ridisegnare la La sopracciglia un po' più meraviglia. in alto. Dopodiché il busto, perché siccome sono vecchio signore ciccione, cercavano di se mi toccavi così facevo buh, buh, che era tutto compresso, poi quando slacciavo, usciva l'inferno. Poi dopo i tacchi, cammina sui Madonna tacchi mia. e metti dei vestiti di lana a luglio a Milano. Quindi è stata, insomma, mica piacevole, è stata una sofferenza, però valeva la pena, perché Stupendo, stupendo. Bruno Tarallo è un genio, proprio è un genio, farsi diventare una signora. Sembrava un po', ogni tanto Sandra Milo sembrava. Io pensavo a Sandra Milo e mi chiedevo, devo chiedere a Christian se aveva dei punti di riferimento di attrici, No, visto che no, tu no, 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 io sei mi sono ispirato, i capelli, i volti bianchi e non biondi, a Mary no, a un'altra che si chiama Carmen dell'Orefice, che è la fotomodella americana di 84 anni, famosissima, sofisticatissima, tant'è che Streep. ho La presento. fatto fare quella parrucca lì, capito? Poi chiaramente anche Meryl Streep, quando ha fatto Prada. Prada, si è ispirata a Carmen Certo. dell'Orefice, perché è Carmen dell'Orefice la partenza. È la base. Ok. E recuperate Christian Donna in Belli Freschi, dove era un po' più. Era
Ero magro allora, però c'era Lionel Stander che aveva perso la testa per me. Tu lo sai che quando ho fatto Belli Freschi è andata mia figlia Maria Rosa e noi giravamo con Banfi Belli Freschi a Tucson in Arizona, e mi ricordo che mi stavo radendo i piedi delle gambe, no? E dovevo girare, è arrivata la telefonata di mia moglie. Stavo col pagliaccetto, i segni finti, i capelli con tutto truccato e mi hanno levato i piedi delle gambe. Arrivo da fare mia moglie dicendo è nata Maria Rosa. Sono uscito fuori in mezzo al deserto, c'erano tutti questi americanoni che mangiavano i pacioli. Sono padre! L'hanno vestito la donna con i tacchi a spine, è stato meraviglioso quello. Perché Brando l'ho fatto nascere, c'ero anch'io per Roma, ma invece Maria Rosa, io stavo in Arizona a fare sto film con Banfi, che poi lo truccavo io Banfi, perché il truccatore di quel film era eroinomane ed era stato il truccatore di Psycho, di Alfred Hitchcock. E poi però eroinomane si è sentito male, quindi i tiranti glieli mettevo io a Banfi, lo truccavo io a Banfi. E mi dicevo, voglio essere una piccola Liz Taylor. È troppo difficile, un po' difficile. Ma ve li immaginate sti due? Ma che meraviglia! Ma voglio stare. Voglio essere. Buffy che dice: voglio essere una piccola Liz Taylor. Voglio solo il vocale. Voglio un vocale. Poi ci giravamo un giorno nel deserto, un camera car. C'era il povero Enrico Lovini che stava alla macchina presa davanti e noi avevamo questa macchina Cadillac cabriolet sotto un sole bestiale, e chiaramente lì nel calmo, no? E per fortuna avevamo delle lattine di Coca-Cola fredde che bevevamo, e lui doveva dire presto, corri, la polizia ci insegue, corri, cazzo, motore azione, corri. E io quando ero piccola, mamma mi portava alla mostra a prendere sempre uno zucchero filato. Io ho detto, questo che cazzo sta dicendo? Ho preso la lattina, io l'ho messa in testa la lattina. E lui ci dice, che cazzo stai facendo? Che dite? Era venuto l'insolazione, poveraccio. Ma parlava da qua. Sì, mamma c'era un paio di guandini, mi portava alla fiera, mi comprava lo zucchero di filato. Quindi sprocca a Banfi col sole. Sì. Cioè, pazzesca sta storia. Cioè, tante risate ci siamo fatti. Io adoro anche, nella versione di Sica Donna, adoro anche in anni 90 la scena in cui andate, ci avete la serata. E poi c'è al commissariato, d'altronde c'è un pezzettino che un pochino al commissariato, quella scena al commissariato. Boldi che si faceva fare le confidenze dai trans veri, c'era sta trans che stava in macchina a noi, in brasiliana. Ma sono fidanzato con Giuseppe, gli ho comprato la pompa di benzina, e però poi una prima volta mi ciucciavo e è venuto depressato. Allora mi ha detto, voglio la pompa di benzina, gli ho comprato la pompa di benzina, ascoltavo sta cosa. E poi ciucciavo e depressavo. Ragazzi, ma se vuol dire qualcosa di più divertente. Madonna! Che Boldi gli faceva raccontare queste cose tremende. Questa che c'era sto ragazzo che veniva alla televisione ogni volta che ciucciava il cazzo. Dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere... Comunque io ho chiesto, ma chi sono i tuoi clienti? Ah, sempre coppie di marito e moglie. Ma certo, ma è ovvio. A proposito dell'Italia, ma è ovvio. D'altronde David Bowie, che amiamo tanto, una delle tante cose brillanti che disse David Bowie, una delle più brillanti forse, non ho mai scopato così tanto con delle donne come quando mi vestivo da donna. È una cosa poi che è molto, eccita moltissimo le nostre signore, e chi capisce due o tre cose di sessualità che va un po' oltre. Ecco perché appunto il grande scopatore, l'uomo che da giovane proprio è a lei qualsiasi cosa, infatti perdone, quando si fidanza con sua sorella gli dice no, tu sei un anzi usò l'espressione sei un puttaniere, tu sei un puttaniere, presi a botte sotto casa mia via l'Aventino, perché sto signore appunto era ok, era molto molto dinamico, diciamo. Benissimo, allora, fra poco no, la liberazione di Sica ancora voglia. Allora, io continuo a tirar fuori delle cose. Allora, questo è... mi fa troppo ridere tutto il discorso sulle scoregge. Perché? Che c'è nel libro di Cristian? A parte, ricordiamo, questo va letto. Perché... ma senza, non so se si trova ancora. Questo che è Blazing Saddle. Lo sai che è cominciato tutto da qui? Eh?
Io penso l'ho intervistato a Mel Brooks, sempre quella cosa che facesti con Martin Hollywood, e mi diceva: ma sei breve come me, perché vedeva il naso così. Un genio pazzesco. Pensa che ho intervistato lui, ho intervistato Gene Wilder, ho intervistato Marty Feldman, ho intervistato Don DeLuise. L'ho intervistato tutti alla 20th Century Fox, perché allora stavo alla Fox e appunto io ho fatto delle interviste pazzesche. Ma tu, anche Henry Fonda, John Cassavetes intervistai. Tu hai mai avuto, è esilarante tra le tante cose divertentissime, il momento di De Sica in Venezuela? Ho riso come un matto. De Sica che in Venezuela, bimbo, praticamente bambino, in Venezuela esplode e la madre gli fa: no, hai rotto il cazzo, devi tornare a casa, devi studiare. E lui: vabbè, scusate, devo andare via. Per De Sica era diventato, viveva nelle ville, faceva i concerti. Cominciato come cameriere. Sono andato a fare il cameriere all'Hotel Tamanaco. Poi ho avuto un flirt con Dionne Warwick, però, la zia di Whitney Houston, però, che mi ha portato al canale 38, al canale 8, e lì ho cominciato a avere successo. Poi mi ero fidanzato con la figlia. Ma quanti anni c'aveva Warwick, scusa? Era già tua madre? Sì. Le MILF ti piacevano, mamma mia. No, non è che mi piacevano, non c'avevo da mangiare. Ah, quindi hai fatto, cioè, un po'. Pacchetta. Ma no, ma questo si può dire. Beh, è la verità. Con rispetto, a 18 anni ero carino, con rispetto e passione, però suppongo. Ho la storia così. E poi dopo, però ero fidanzato con una ragazzina che si chiamava Rina Ottolina, e che era la figlia di questo presentatore, Reni Ottolina, che poi l'hanno ammazzato perché stava diventando presidente del Venezuela, pensa, l'hanno fatto precipitare con l'aereo. E viveva a casa loro. E ho avuto un contratto per 5 anni, ha avuto un grande successo perché parlavo lo spagnolo, perché mia madre era spagnola, certo. E poi mia madre mi ha detto: torna, che sta a fare? Allora sono tornato, ho ripreso l'università e facevo le comparse, andavo a suonare questa di piazza con Boldi, che era il batterista della Pattuglia Azzurra. I fratelli Boldi. Ma io voglio farti una domanda: c'è stato mai un momento di abboccamento con gli Stati Uniti d'America? Dal punto di vista attoriale? Tante volte. Raccontaci tutto. Allora, la prima perché volta, qua si apre tutto il discorso che per gli attori è molto importante, cioè che poi è un po' l'inizio anche, cioè, l'abbiamo affrontato. Allora, che ruolo faccio? Una settimana che cosa fa sono? Mi hanno offerto di fare 6 puntate per Grey's Anatomy e io ho dovuto dire di no perché devo scrivere questo film per Marco Cohen, questo film. Se no dovevo andare, partire per Los Angeles, stare lì 1 mese e mezzo a fare 6 puntate di Grey's Anatomy. Capita sempre. Però io avrei voluto vederti, ma allora, no, ma capita così. Poi ti posso dire, non so, un'altra volta ho fatto un film che con gli americani si chiamava An Almost Perfect Affair con Keith Carradine, Ralph Vallone, io e Monica Vitti, che faceva la mia madrigna. Abbiamo girato tutto durante il Festival di Cannes e poi a Parigi. Il film era della Paramount, credo, una delle queste. E il regista si chiamava Michael Ricci, che è quello che però, ho fatto, lo conosci? Però, è certo, ma, è certo. Lui è morto. E mi ricordo che mi mandano i giornalieri a Hollywood e mi chiamano da Hollywood e mi dicono: allora abbiamo deciso di farti fare il cold star di John Travolta nel Padrino. E io mi ricordo che non ho dormito per una settimana, perché ovviamente stavo a Parigi con mia moglie, mi svegliava la notte così. Poi quel cazzone ha voluto fare Urban Cowboy, non ha più voluto fare il padrino e la cosa è saltata. Ma io devo fare il cugino di Travolta. Quindi queste cose capitano, oppure che ti posso dire, un anno io giravo Natale a Rio e il regista di Mary Poppins, come si chiama, Bob Marshall, insieme a Harvey Weinstein mi hanno chiamato qui e mi hanno detto: vuoi fare Nine? Era un ruolo bellissimo che poi hanno tagliato, che l'ha fatto Ricky Tognazzi. Stavo pensando a Tognazzi, esatto. Era molto più lungo perché cantava e ballava. Però dovevo andare 1 mese e mezzo di prove, di rehearsal a Londra con lui, che è il nuovo Bob Fosse, un grande coreografo. E non ho potuto fare perché stava a Rio de Janeiro. Che bello che sarebbe stato vederti con Daniel Day-Lewis, perché poi c'ha tante pose. C'ha tante pose e pensa che l'hanno pure tagliata. E ne esce bene. No, ma poi c'è ne esce bene, Tognazzi. Due brani musicali. Ne esce bene. I balletti. E non ho potuto fare per quella ragione lì. Tante volte mi è capitato. Poi vabbè, ho
ho fatto quella cosa con Florian Henkel. Van Vandenberg, dove sembra una gag dei Monty Python, sembra uno sketch dei Monty Python divertissimo. Florian Henkel von Donnersmarck of Ulm, vabbè, questo è uno sketch di Monty Python, io lo completo, dove De Sica è più figo di Johnny Depp. Quella è divertentissima perché c'è De Sica bellissimo con Serge, bellissimo, e lui è orribile, e De Sica che distrugge. Ma tu non sai quanto è simpatico, a parte che è proprio carino come persona. Come stava male poi in quel periodo, ma che c'aveva? Perché mangiava, infatti stava pure in una dieta, una persona fantastica, mentre Angelina Jolie era una diva con i cosi, con tutti i segretari, cose. Noi andavamo a fumare quando cambiavano le luci, andavamo su una sulle scale della casa a Venezia, e gli ho detto la conosci Capri? Dice no, non sono mai stato a Capri, mi ha detto Johnny. Gli ho detto ma vieni, io c'ho tre camere, c'ho una casa con tre camere. Dice ma no, vedi la mia isola, io ho tre spiagge. Però è simpatico, molto simpatico, bravo ragazzo. E poi mi diceva sai, io adesso mi tocco tornare a Los Angeles. Allora era ancora sposato con la francese Vanessa Paradis, e dice perché io sono attore americano, quindi mi tocca andare a me Los Angeles, brutti ricordi, perché il mio migliore amico è morto lì quando c'eravamo il Viper Club, Viper Room, locale, si chiamava River Phoenix, sono migliore di morto di Overdose. Il fratello di Joaquin, erano ragazzini proprio. È tornato a Los Angeles e ha ricominciato a bere, perché il problema di Johnny Depp è che beve. Ma infatti tu prima dicevi, quello è l'alcolismo, cioè quella grassezza è l'alcolismo. Ma infatti qua se l'abbiamo rimesso tutto a posto, molto simpatico, molto umile, genio di attore. Ha fatto quella scena davanti a me, gli ha fatto vedere a Florian tre modi diversi di farla. E l'ha fatto in tre modi, uno più bello dell'altro. Poi quando io mi sono sbagliato, perché chiaramente non è la mia lingua l'inglese, e ho sbagliato a parlare, lui mi ha fatto così, la zarpetta sotto, mi ha suggerito. Che carino. La battuta così, è qui, ma chi lo fa? Un genio, allora capisci perché è diventato Johnny Depp. Bellissime queste cose che stai a dire, grazie. Ma ho avuto un sacco di esperienze con gli americani. Poi ultimamente, 2-3 anni fa, sono stato per un mese e mezzo a Venezia a girare Mozart in the Jungle, e dividevo il camerino con la più grande attrice di Broadway, che è Bernadette Peters, è un genio, e con Malcolm McDowell, che era molto amico di mia sorella Amy, perché quando mia sorella ha sposato Peter Baldwin, che era un attore giovane americano, che poi è anche regista di Twilight Zone, di quei film lì. Ai confini della realtà. E, era amico di Malcolm McDowell, sono stato con loro a parlare, Anche Gabriel Garcia era carino, una persona carina, sono stato bene, là poi con Monica Bellucci, era un'amica. Ma insomma Bernadette Peters mi ha emozionato tanto, perché questa è stata veramente una regina di Broadway, era come Cita Rivera o come la Lupone, sono questi mostri sacri di Broadway pazzesca. Io la guardavo così, stavo a sentire tu qualsiasi cosa dicesse. Quello è un amore enorme proprio, più grande che io del cinema. Io faccio i film per cantare, la cosa che mi piace più è cantare. Se posso, vedi, infatti adesso come vado faccio delle serate in giro con l'orchestra. Grandissimo Swingers, grandissimo cantante De Sica, altro lato meraviglioso. No, io tiravo fuori Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco perché ovviamente le scuregge, parte tutto da qui. Il famoso concerto di Peti dei Cowboy, dove Brooks ha questa idea molto divertente, lui dice ma se per anni e anni abbiamo visto nei western questi che mangiano fagioli, lui pensa alle conseguenze non dell'amore che è sorrentino, pensa alle conseguenze dei fagioli. E questo è un film con una major, questo è un film di una major, e Warner Bros. Era la prima volta nella storia del cinema, 1974, quindi noi critici dobbiamo studiarle queste cose, molto importante,
Come Monty Python fanno la prima volta lo splatter con la comicità in Monty Python and the Holy Grail, influenzando moltissimo il Landis di Un lupo mannaro americano a Londra, Peter Jackson, Sam Raimi della casa, che Brando c'è cresciuto con questi qua. Quindi tutta questa comicità sullo splatter non sarà mai fatta prima di Monty Python and the Holy Grail. Non si era mai fatta, soprattutto in un film di una major, non si era mai usato il peto. Quindi questa è rivoluzione. Vorrei dire, sempre citando il libro di Christian, che questa, intanto lui scagiona nei parenti, che è una cosa che fa deliziosa, divertentissima, ed è vero, perché Neri Parenti, chi lo conosce un po' meglio, sa che Neri Parenti ha una grande fissazione. Lui viene molto, a me l'ha raccontato una volta, mi è piaciuto molto, lui viene molto dal cinema Kung Fu. Lui impazzisce da ragazzino vedendo Bruce Lee e adora gli effetti sonori del Kung Fu. Da lì la sua passione per lo slapstick e quindi tutta la costruzione dove Neri Parenti è eccellente. La scureggia non è... Quest'uomo pure la scureggia. Arriviamo al responsabile di tante scuregge, che è Aurelio De Laurentiis, e mi fa troppo ridere a me sta cosa. Vogliamo scagionare Neri Parenti, che è stato anche da alcuni miei colleghi, non faccio nomi, Aurelio, definito il regista scureggione. Facevamo un peto pazzesco e Aurelio mi chiamava quel tono su: grazie, mi avete regalato questa perla. Allora, adoriamo tutti Aurelio De Laurentiis, vogliamo. È stato definito da un mio collega esimio il regista scureggione, Neri Parenti. Allora, vogliamo scagionare, De Sica lo fa, De Sica lo fa scientemente in più pagine, arriviamo a questa, divertentissimo, a questa passione, devo dire esilarante, nel racconto di Christian, del mitico ADL nei confronti del peto. Perché lui rideva molto sulla scureggia e sulla cacca. Anch'io rido molto sulla cacca, Quando a un certo punto si finisce di parlare lì, si comincia a parlare di cacca, lì si ride moltissimo. Non so perché, è una cosa da bambini, no? La cacca. Beh, ci liberiamo. La vasca, no? Ride giocando con la cacca dentro la vasca. Beh, è l'eliminazione di ogni tipo di sovrastruttura. Ma meglio addirittura sulla scoreggia prende la testa. Ci ha fatto un film, il petomane. Quindi, cioè lui proprio è un patito. Quindi più che Neri Parenti, io immagino che in quel famoso scena dei cowboy, il famoso concerto che è una scena epocale, recuperate Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, c'è De Laurentiis che prende appunti e che impazzisce. Il cowboy è stato fantastico. Giravamo a Spasso del Tempo, e una scena in Arizona, nel deserto, noi, io e Boldi stavamo sopra la dirigenza, e a un certo punto c'era sta battaglia tra indiani e nordisti. Frecce, cose, casino, cavalli. A un certo punto l'indiano è cascato e si è perso un dito. Allora tutti a cercare sto dito da sti indiano. Perché questo stava senza un dito. Allora, e c'era Maurizio Amati, grande. Grandissimo Maurizio Amati. A filmare non c'entra un cazzo col dito. Tutti a cercare sto dito. Sia gli americani che gli indiani che cercavano questo dito, questo coraggio, a un certo punto l'hanno trovato. Allora Amati l'ha messo dentro la cosa col ghiaccio, sono partiti per Los Angeles e gliel'hanno riattaccato. Beh, è andato tutto bene, e il mitico Amati, dopo aver giustamente ribadito l'indipendenza di Maro, poi ha contribuito al riattacco del dito. Stiamo quasi in conclusione, così ti liberiamo. Intanto grazie, perché è fantastico tutto quello che sta accadendo. Detto ciò, io ti voglio chiedere, parliamo un attimo di Brando adesso, perché io sono molto interessato, vorrò parlare con lui e parlerò con lui anche in futuro, perché è giusto. Però abbiamo visto dei corti di Brando in questi anni, quello sul papà è una cosa fantastica, io a un festival ho pure cercato di premiarlo, quello con Max Tortora è secondo me la cosa più bella che ha fatto, Brando De Sica stiamo parlando, e che cosa succede a Brando secondo te, cosa succederà? Perché io l'ho beccato a Giffoni quest'anno e mi diceva lui è patito del Bad Taste perché gli piace il cinema Brando visionario. Brando mi ha fatto un grande regalo, perché io gli avevo offerto di fare il film a lui, ma mi dicevo di fare la regia, e lui mi ha detto no papà non lo faccio perché sennò
ti do una mano nella regia, però non lo firmo, perché sennò diranno che sono raccomandato, voglio far film mio, voglio far film mio. E ha fatto bene. E ha fatto bene, secondo me. Ha fatto bene. E è stato un grande aiuto, perché a noi ci ha dato una frustata di vitalità, perché è giovane. A parte il brano è molto preparato, ha avuto dei maestri pazzeschi. Lo sai chi era il professore di edizione di Brando? Steven Spielberg. Lo sai chi era il professore di sceneggiatura di Brando? David Lynch. Immagina questo con chi ha studiato. USC, University of Southern California. Esatto, il sound design è l'inventore del THX. Tutta la squadra di Lucas, sì, certo, perché sai che Ben Burtt, mi sa. Esatto, perché il cinema è la prima industria americana, quindi entrare dentro quell'università non è facile. Lui è stato lì 8-9 anni e alla fine ce l'ha fatta e siamo andati, quando si è laureato Clint Eastwood gli ha dato la laurea con lode. Insomma, sono molto preparati e ha portato una ventata di freschezza al film. Adesso farà il suo film, non so se questo prossimo mi darà ancora una mano senza filmare. Io del resto non ce l'avrei mai fatta, perché comunque il trucco che dura 2 ore e mezza mette me pure a fare tutto. Allora ci siamo divisi i compiti, lui si è occupato molto dei movimenti di macchina, mi occupavo della recitazione, della scenografia, e lui si occupava di altre cose, quindi insomma ci siamo divisi. Poi la mattina ci vedevamo nel camper e mi diceva: papà, io voglio fare così così così. E dico: e c'era sempre ragione, perché era sempre un'invenzione. Infatti, secondo te in che direzione andrà artistica? Cioè, che cos'è il cinema che tu pensi che Brando farà? E beh, lui è fissato con l'horror, a lui gli piace molto l'horror, quindi vorrebbe fare quella cosa lì. Ha scritto un paio di film che poi, poveraccio, non è riuscito a farlo per colpa di la produzione. So. Si chiamava Mimì, il principe delle tenebre, era un vampiro napoletano. Dalla Bert Müller, andiamo dalla Bert Müller a Todd Browning, sì, praticamente. Sì, ma lui sai, da ragazzi, io la colpa è stata mia, perché io da ragazzini a questi due gli ho proiettato L'Esorcista a casa. Quindi potevano avere dei traumi tremendi. Ma perché l'hai fatto? Ma sei matto? E che ne so? Ma quanti anni c'avevano? No, 8 e 5, è stato l'Esorcista in casa con lo schermo grande, col primo proiettore, quindi sono cagati sotto. Però perché anche io e mio fratello, perché io e mio fratello siamo fissati con l'horror da sempre, capito? Quindi non so. Il tuo horror preferito? L'Esorcista? L'implacabile condanna con Oliver Reed. Però, sul lupo mannaro. Però. Terence Fisher. Un Hammer movie? Poi ad esempio io... De Sica, partito de horror. Io ho visto tutto, io ho... Incontrato Oliver Reed? Personaggio no, io buffo, a me mi ha fatto la corte di Vincent Price. Ma sessualmente? Sì, sì. Grandissimo. Con quella voce... No, meraviglioso. L'ha portato a casa Hollywood, da Solo Drive. You want red wine? White wine? Price. Andiamo a Los Angeles, c'è la sua amica Franca Bettoia. Cioè, Price che ci prova con De Sica è... A un certo punto camminavo per Los Angeles con Vincent Price, ho incrociato il figlio di Carlini, cosa, dice, ma che stai con Vincent Price? Dice, sì, perché questo mi sta rompendo i coglioni. Allora, lo porto, dove state a cena? A Caffè Roma? Allora l'ho portato a Caffè Roma, c'era Franca Bettoia, la Fene, io giravo Vacanze in America. Perché era molto amico di mio fratello Vincent Price, e poi Christopher Lee, Peter Cushing, insomma. Quindi tu sei molto Hammer, sei molto Hammer. Ammazzati a Pinewood. Io sono andato lì, poi mi ero fidanzato con un'attrice di quelle dell'Hammer film, si chiamava Vivian Ventura, è una specie di Barbara Steele dei poveri. Certo. Era la mia ragazza, e insomma tutto quel mondo lì l'ho conosciuto. Era fatto per Roger Corman, poi insomma tutta la roba americana. Io sono proprio fissato con l'horror. Il più bello horror recente, Hereditary, l'hai visto? Che è un horror che è più... Ma poi ce n'è uno terribile, che è Martyr, l'hai mai visto Martyr? Come no? L'abbiamo ricordato recentemente, perché il regista di Martyr, Pascal Laugier, ha fatto un film che è uscito... La vecchia tremenda. Ma Martyr è un capolavoro? Martyr è un film sconvolgente. È sconvolgente, terribile. Adesso Brando mi ha detto che ce n'è uno bestiale anche. Non mi ricordo come si chiama, ma mi è detta la cassetta.
Forse Hereditary è un horror che è piaciuto molto l'anno scorso, molto, lo devi vedere Hereditary, è molto interessante, è un horror Quindi eccezionale. Brando penso che voglia, il sogno è quello Beh, non soltanto. facciamo più gli horror, amico mio, quindi magari, cioè, li facciamo proprio Suspiria non l'ho visto, com'è? Brutto? straordinario, A straordinario, te è piaciuto da tanto? morì, per Ah me è il sì? capolavoro, anche perché, anche Ma perché solo... sono andati così contro? Vabbè, ma poi... Dalla stronzata l'hanno fatta a uscire adesso, perché dovevano uscire al Allora, Festival di Venezia, ma che cazzo vuol dire? Christian, intanto è un film di 2 ore e Come tre... Capri Revolution? Capri Revolution dove è uscito? A Venezia. Perché farlo uscire a Natale? L'hanno distrutto, sì. Beh, io sono un critico, io non ci capisco niente di distribuzione. Anche lì vedo tanti colleghi che stanno lì e Più fanno... Allora, grande ma... distributore italiano è Aurelio De Laurentiis, quello è un genio. Aurelio è veramente un grande distributore. Come distribuisce lui i film non li ha distribuiti mai C'ha nessuno. un'energia e una Ma presenza. va dentro con le pistole, se non, la Come bisogna gente... fa? Come bisogna fa? Valla a vedere Suspiria. È difficile, Suspiria è 2 ore e 32. È stato un genio anche solo per fare, un po' piacere o non piacere, per fare, a Mi fare... sembrava che avevi fatto una critica negativa di Nel Vivo. Lo Ma però si è capito, adoro! No, ma ti lo adoro! 2 anni sei fa. espresso male. Io ho detto, ma questo non gli è piaciuto proprio a casa dei Ma guadagnini. se mi è piaciuto da morire, Ma guarda, riguardatela, ne ho sembra che non fatte ti è due no, piaciuta. mo te mando il Ma link. non so che No. cazzo hai A detto. Venezia ero proprio come Vabbè, solito. però tu quando hai fatto questo video sembra che non ti è piaciuto il film. Ma non è Io avevo vero. capito così, o sono rincoglionito io o sono No, rincoglionito no, 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 voglio dire, però mi sa più la prima, con tutto il rispetto, maestro, mi sa più la prima Ah, perché no, mi è vabbè, piaciuto no, no. tantissimo, lo trovo stupendo. Peraltro, cioè, è un film completamente diverso da Argento. Può piacere o non piacere, ma apprezzare anche l'acume di fare qualcosa di completamente diverso, anche l'intelligenza di un cineasta che dice che vada a fare quella stessa. Per me Quindi, l'altro film era piaciuto da tantissimo. quell'altro, è una cosa meravigliosa. È una cosa completamente diversa. Vallo a vedere, La vallo a Befana com'è vedere. la Befana? A Befana a me non mi è piaciuto per niente. Invece i boschettieri molto. No, per niente. Però La Befana è una grande idea di Guaglianone e quindi è una grande Avevo idea. detto che è un film molto per i bambini piccoli. Sì, insomma, sì, diciamo che li fanno meglio da altre parti per i bambini piccoli, però è un inizio. No, noi no. Allora, prima parlavamo di Brando, no? Purtroppo non facciamo più cinema erotico, ed eravamo dei maestri dell'erotismo, non facciamo più cinema horror, e con Bava e Argento eravamo e Fulci eravamo maestri dell'horror, non facciamo più film per Di famiglie, e genere. con Bud Spencer e Terence Hill... Avevamo anche il cinema per Guarda, bambini. l'errore secondo me di questa nuova generazione di attori che fanno troppi film, io lo dico continuamente, perché a me Nino Manfredi all'epoca d'oro mi disse: Christian, se te va bene, devi fare un film all'anno, non di più, Ma anche perché i perché nostri occhi. il paese è piccolo, Poi ma esatto. questi fanno 7 film No, vi all'anno. consumiamo, vi Sì. consumiamo. I nostri occhi vi corrodono, cioè vi mangiamo e Sì, ci ma rompiamo questi anche nuovi i coglioni. attori bravissimi, tipo Marco Giallini, Leo, Favino, sono tutti bravissimi. Troppi film. C'è stato un periodo anche la grande Alba Rohrwacher, che io Ma ne adoro, fanno anche troppi. Quello troppi, che succede è troppi. che poi sembrano tutti uguali i film. Esatto. No, e poi è pericoloso per voi, è molto pericoloso per un attore. Ma perché non fanno come ho fatto sempre io? Fai il film, poi fai il Io penso doppiatore. che ci sia Io ho anche un doppiato po'. i cartoni animati, faccio le serate nelle feste di piazza, faccio il teatro, faccio la televisione. Perché la festa Forse c'è dura. La sempre un po' di festa paura, Christian. si allunga, la festa si Christian, c'è allunga. un po' di paura. Ma non si possono fare 6 film. C'è la paura che... Raul Bova, quando è stato? 2 anni fa ne ha fatti 6. C'è la paura che il momento passi. È un po' Ma una passa paura. se te fai doppi. È il Però è contrario. umano. Sì, no, io sono d'accordo con te. Però poi mettiti nei panni, il discorso famoso, no, Ma del si cercare... rovinano così. Io sono d'accordo con Si te. rovinano, è una follia. Voglio Stanchi lo dire, spettatore poi, cioè Cicco Zalone ne fa non... uno ogni 2 anni, ogni 3 anni, quell'altro anche tutti. Perché che ha durato tanto Pieraccioni? Perché ne fanno uno ogni 2 anni? Non è possibile. Io l'ho fatto uno ogni anno, da 35 anni a questa parte. Però perché mi sono salvato? Perché però poi ho fatto tante altre cose, ho fatto il Certo. teatro. E questi poi che film fanno? Sono tutti filmetti, è vero o no? Che si assomigliano. Si assomigliano un po' tutti, anche come i titoli, quello che... No, la gente fa confusione. Veniamo da un anno purtroppo molto deludente al botteghino.
E poi se dobbiamo fare un discorso generico, ragione, è anche quella, eh. io penso che dobbiamo lavorare più in chiave editoriale e penso che però, Christian, ci sia bisogno anche di produttori, penso che manchino molto i produttori perché c'è bisogno di gente che... Guarda Nicola Guaglianone, adesso non sembra, io lo esalto molto, Nicola quasi sopperisce una mancanza, perché è un anello Anche Nicola deve mancante. stare attento che non devi fare troppa roba. Sta a fare una marea di roba però, tantissima, noi gli vogliamo bene, facciamo il tifo per Come io, lui. guarda, ho fatto tanti film a Natale, usciti a Natale. Quest'anno è stata una controprogrammazione mostruosa, 48 film fuori. Ma come si fa? Prima a Natale uscivo soltanto io a Boldi, ma tutti, pure Gabriele Russo, Gianni Romo, tutti Gianni venivano a Romo, G cominciare a Natale. Agri, Gianni Romoli mi ha raccontato che negli anni 80, che io ero piccolo, Omicidio a luci rosse di Brian De Palma usciva in una sala, L'uomo manna l'americano a Londra di Landis usciva in una sala. Oggi escono, te lo dico in mestiere di merda, sta a sentire in critico, oggi escono 8 film a settimana di media, vuol dire che a volte sono 5, a volte sono 12. Troppa roba. Ma E diciamo che l'offerta supera la domanda, che è una legge di capisci mercato. questo che miracolo che ha No, ha fatto? fatto un miracolo. Perché tu combatti contro dei film che costano 200-250 milioni di dollari, quando questo ne costa 3, 4, Quanto è costato? 3 milioni, 4 milioni, questa credo è la cifra, eh? E beh, contro quelli, però il biglietto costa uguale a tutti. Guarda, è un Lo miracolo, perché so, lo so. come fai a lottare contro Mary Poppins che esce con 700 copie? Noi siamo usciti con 240-250 copie, poi siamo andati a 400, insomma a 500 al massimo quando ti va bene, ma quelli escono sparati con 700 per arrivare a 1000 copie. Ma non c'è lotta, lo capisci che non c'è lotta? Diciamoci la verità, io non l'ho visto Mary Poppins, ma mi hanno detto tutti che è una grande rottura di palle. Tu prima parlavamo di Bob Marshall, tanto bravo, tanto bravo, insomma, il film è molto brutto, secondo me, molto brutto. Capito? Poi, sai, il mio problema è che mi sono risparmiato l'originale il Ci hanno messo giorno 40 anni prima di farlo. dopo. Ma Ci hanno lei, messo 40. è una cosa che non... Lei è snob. Parlavamo, ecco, vedete, chiudiamo la videointervista con l'inizio della videointervista, così siamo contenti. Facce. Tutta una fisionomica quasi tassonomica sulla faccia, che cos'è una faccia? La faccia che viene dalla commedia dell'arte, che viene dal teatro classico, poi commedia dell'arte, quindi una faccia è un mestiere, è un segmento sociale, il signore lo sa, abbiamo parlato di principi borghesi, Emily Blunt, con tutto il rispetto, basta solo quell'occhio lì, è una snob, cioè automaticamente Julie Andrews si stupiva, cioè la grandezza di Mary Poppins è che è un essere quasi demoniaco, molto forte. Ricordiamoci che vive sulle nuvole. Poi io sono appassionato del cinema fantastico. Mi piace molto quando questi esserini. E veniva dalla cultura pagana. Questa signora era molto forte, molto in charge, come direbbero i nostri amici americani. Quindi era in comando. Arrivava nella famiglia, comandava. Ma Mary Poppins si stupiva. Julie Andrews ha questi primi piani bellissimi. Che fa proprio così, si stupisce. La Blunt, che tu hai presente perché era stupenda nel Diavolo Veste Prada, perché stava dall'altra, era quella che non si stupiva dell'Hathaway, stava dall'altra parte della scrivania e che è stata lanciata da Pawlikowski, che è il grande regista di Ida, di Cold War, Bello. con My Summer of Love, dove faceva una lesbica che femme fatale, però cioè, distruggeva la protagonista, se la faceva Beh, ma in estate. Bob Marshall però è un Sì, sofisticato. ma non è Mary Poppins. L'unica Mary Poppins era Amy Adams, possibile. Aiuto. Ridillo. Oh, l'abbiamo distrutto. Però lui, che bello. Io poi vorrei che Carabetta inquadrasse. Ma quante volte fai entrare le camere dentro casa tua? La prima volta. Ma veramente? Sì, anche perché questa è una casa in affitto, siamo venuti qua, perché io prima abitavo in un appartamento all'Aventino, ma siccome mia moglie è una canara, cioè abbiamo 12 cani che adesso sono rinchiusi, non li apro perché sennò mi sbranano. Voglio i nomi, chiudiamo con i nomi di tutti i 12 cani. Formazione. Jumbo, Pupo, Fred, Michelle, Obama, Mario. Mario perché? Odette, Nana, Johnny, Tre, mi non manca. mi ricordo, no, Bimba, Mary, Uno ne manca.
11 sono 11 allora. Ho fatto morire in cane, uno è morto nel frattempo. Allora, senti, vabbè, grazie. Grazie di aver aperto la casa e grazie di averci invitato. Grazie. Io devo ringraziare Andrea Bonucci e Andrea Corallo che mi hanno supportato per questa video intervista, che sono due autori comici che io adoro e che frequentano molto il mondo, che sono dei psicologi pazzeschi. Quindi grazie Andrei per il supporto. E ringraziamo Bad Taste, ringraziamo questo ragazzaccio che è appassionato di horror, la cosa, non so, gli horror hammer. Sai che io ti giuro, per la prima volta che vengono le telecamere dentro, perché mi affascina molto di te il tuo entusiasmo, e te lo posso dire perché posso essere tuo padre, e c'hai un entusiasmo. Ma ci dobbiamo mettere a piangere? No, no, la cosa più bella è avere un giornalista, un regista, un attore, uno come te che ha questo entusiasmo, ed è una festa vederti quando fai le recensioni. È veramente no, perché siamo abituati a vedere quei mostri ancora. È vero. Lo dico proprio non perché c'ho bisogno di dare un finale a te, ma te lo dico proprio perché è la tua grande forza, tesoro mio, veramente la tua grande forza. E il cinema italiano ti deve molto, sai? Ma basta. No, ma è vero, il cinema italiano ti deve molto a te. Ma la vogliamo finire? È vero. Vabbè. Ma le cose vanno dette. Scusa, io lo posso dire, dall'alto dei miei 60 e passa anni lo posso dire. Dall'alto della tua altezza, saluta in camera, salutiamo. Ciao. Io devo rispegnere. Aspetta, che devo bloccare il cronometro. Mi siete fatti due palle così. Grazie ragazzi, grazie Christian, grazie Paolo, grazie Berni, grazie Mirko D'Alessio che monterà, o meglio, non monterà tutta questa roba. Sordi la teniamo la cosa. Grazie a tutti, ciao ciao ciao. Tacchete. Grazie, ma che carino.